tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi prova test dell'Argento Piuma, le bike che ho acquistato settimana scorsa. Quindi oggi sono venuto in una pista ciclabile bellissima, lunghissima. Ovviamente io ne farò una piccola parte perché è lunga 114 km, si trova in Valtellina, parte da Colico, dove mi sto trovando in questo momento. Quindi partiamo da qua e proviamo l'Argento Piuma in varie situazioni, forse anche un po' di sterrato, perché questa ciclabile ha anche un po' di sterrato, però l'Argento Piuma c'ha anche le sospensioni anteriori, quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Quindi ragazzi, percorriamo questa lunghissima ciclabile e speriamo di trovare qualche fantastica location per far volare l'autolink, ovviamente è nello zaino. E ragazzi, questa Argento Piuma, per adesso le prime impressioni sono veramente fantastiche, si comporta benissimo anche su questo sterrato, anche se non è niente di che, comunque un sterrato, nel senso che è ghiaietto. La bici si comporta benissimo, la sto usando in modalità log, cioè con poca pedalata assistita, perché tanto è fin troppo, in un attimo inizia a pedalare a vuoto, perché comunque essendo qua in questo momento tutta pianura ne ha in abbondanza, quindi inutile mettere una mappatura più aggressiva nella pedalata assistita, questa è più che sufficiente. È uno sterrato, però lei comunque con le sue sospensioni anteriori non dà nessun problema, quindi per adesso le sensazioni sono più che buone. Adesso continuiamo questa fantastica ciclabile, tra un po' dovrebbe esserci adesso circa questi 3 km di sterrato, poi dovrebbe iniziare l'asfalto. Quindi adesso pedaliamo e ovviamente l'obiettivo anche di questa giornata è trovare qualche fantastica location per l'autolivo. Quindi adesso pedaliamo! Ragazzi, qua alla mia sinistra abbiamo il fiume Adda, che qua è dove entra nel lago di Como, quindi abbiamo questo fantastico fiume che diciamo ci segue su questo ciclabile. Ragazzi, qua è pieno di maneggi. In questo momento ho messo l'assistenza media perché comunque qua si può spingere un po' di più, non metto quella diciamo 8 perché comunque sarebbe un po' inutile, perché tanto alla fine in pianura con quella massima si pedala a vuoto, perché con la cosa che più di 25 all'ora le bike non possono andare, a un certo punto arrivi che pedali a vuoto, quindi non serve praticamente niente, perlomeno non serve niente in pianura. Quando invece ovviamente c'è la salita, allora viene buona. Ok ragazzi, finalmente è finita la parte sterrata, adesso è iniziata tutta la parte quella che è asfaltata, quindi questa ciclabile adesso diventa una meraviglia, quindi possiamo far esprimere al meglio l'Argento Piuma, perché ovviamente non è una bici da sterrato ma è una bici più da asfalto, anche se in quel tipo di sterrato si comporta bene perché comunque è ghiaia, è un sterrato diciamo di difficoltà estrema, quindi però ovviamente lei nasce per l'asfalto, quindi adesso pedalata assistita esagerata, perché comunque c'è una leggera pendenza, è leggermente in salita, questa è un falso piano diciamo, quindi adesso mettiamo la pedalata assistita aggressi e pedaliamo. Ragazzi, è più di un'ora che pedalo, adesso pure controvento, probabilmente l'aria si sentirà anche nel microfono, la sto usando, quindi dicevo, da più di un'ora che pedalo e devo dire che la batteria sta tenendo benissimo. Adesso vi faccio vedere, vedete che la batteria è scesa solo di una tacchetta, quindi ce ne ho ancora a volontà. Quindi veramente a livello di chilometri secondo me se ne fanno veramente tanti, poi ovviamente dipende come uno la utilizza, nel senso come pedalata assistita, però io che bene o male l'ho tenuta su medio, secondo me sui 50-60 km tranquillamente, soprattutto ovviamente
qua dove è pianura, quindi dove è meno sollecitato, diciamo, l'assistenza come pedalata, dove, diciamo, è meno sfruttato il discorso dell'assistenza alla pedalata. Quindi adesso pedaliamo ancora e poi dopo, alla fine di tutto questo giro che sto facendo, tireremo le conclusioni su questa e-bike con i suoi pro e i suoi contro. Quindi adesso non perdiamo altro tempo e continuiamo a pedalare. Ragazzi, tiriamo le conclusioni su questa Argento Piuma. Devo dire che la bicicletta, secondo me, è veramente eccezionale. Allora, l'ho usata sullo sterrato perché comunque erano quasi circa 3,5 km andare, 3,5 km tornare di sterrato, più ovviamente l'asfalto. Quindi di sterrato si è fatta circa 7 km, ovviamente non uno sterrato estremo, ma comunque uno sterrato, nel senso che era ghiaia, con, cioè, ovviamente anche non in certi punti non liscissima,
come diciamo un po' sconnessa, però devo dire che si è comportata veramente bene, ovviamente avendo davanti le sospensioni, quello aiuta in queste situazioni. La batteria veramente tanta roba, perché ho fatto circa 20 km e è scesa solo di un LED, quindi non sono neanche a metà batteria. Una delle poche cose negative che ha è il fatto che non ha comunque un display che ci dà i chilometri che stiamo percorrendo e questi la distanza o meno, cioè abbiamo solo questi LED che ci indicano la batteria e LED che ci indica quale assistenza stiamo usando a livello di pedalata e il pulsante per accendere le luci, però sono le uniche informazioni che abbiamo, non abbiamo una rimanenza di chilometri che possiamo fare con la batteria che abbiamo o quanti chilometri abbiamo percorso, quindi ecco, questo diciamo che è l'unica cosa negativa diciamo che ho trovato fino adesso, perché poi per il resto è veramente eccezionale, anche i freni veramente ottimi, a disco davanti, dietro e freno veramente bene. E quindi boh ragazzi, la sella comoda, devo dire che sono rimasto soddisfatissimo delle prestazioni, ripeto, anche nello sterrato. In macchina ci sta benissimo, avete visto come nel baule si mette e si toglie abbastanza facilmente, perché pesa comunque 22 kg, non ha un peso esageratissimo, diventa pure di misura abbastanza ridotta quando la andiamo a chiudere. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi è interessato, io ve la consiglio, secondo me tanta roba per la portabilità che ha e per le prestazioni che ha. Per il resto ragazzi, se questo video con Autelivo e recensione dell'Argento Piuma vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!